In questo giorno del 26 giugno celebriamo come Carmelitani Scalzi la memoria della Beata Maria Giuseppina di Gesù Crocifisso, quella che abitualmente a Napoli chiamiamo la Monaca Santa, una sorella con una vita straordinaria, vissuta 54 anni nel Carmelo di Napoli, il Carmelo dei Santi Giuseppe e Teresa, conosciuto meglio come il Carmelo dei Ponti Rossi. Certamente la vicenda storica di Giuseppina è tutta particolare. Una donna segnata dal mistero della sofferenza, ma al tempo stesso questa sofferenza è trasfigurata dalla grazia. Giuseppina, sin da piccola, ha un amore preferenziale per i poveri, sicché ogni occasione è buona per prestare sempre un servizio di carità verso coloro che si trovano nel bisogno. Ma questo servizio di carità certamente la porta anche a vivere qualche rinuncia, una rinuncia che non è pesante per lei, ma è tutto segno di quell'amore particolare nei confronti del suo Gesù. Giuseppina, a un certo punto della sua vita, si ritrova a vivere l'esperienza della sorella Antonietta, che lascia la casa paterna, per entrare nel monastero delle Carmelitane Scalze, nel monastero delle Scalze dei Santi Giovanni e Teresa, il Carmelo di Arcomirelli. Ma dopo un breve tempo la sorella, proprio per motivi di salute, deve lasciare questa comunità. Ma non abbandona l'ideale della vita consacrata, e proprio sotto la guida del direttore spirituale, il padre Romualdo, inizia una nuova esperienza lì sulla collina dei Ponti Rossi. Ed è proprio in quel luogo che attorno alla sorella Antonietta si aggiungono altre donne, iniziando così questa nuova esperienza di vita carmelitana, dando poi origine a quello che attualmente la comunità del Carmelo dei Santi Giuseppe e Teresa. Giuseppina ha la possibilità di incontrare ogni tanto la sorella e di passare anche lì in quella comunità alcuni giorni. C'è un'esperienza particolare che proprio Giuseppina vive in una di quelle visite al Carmelo dei Ponti Rossi, dove a un certo punto si incontra con il mistero della croce nuda. Giuseppina ebbe a scrivere più tardi: «Tutto è bene ordinato, tutto mi sembra bello al Carmelo». E dinanzi alla croce nuda, lei avverte che su quella croce, come ogni carmelitana, è chiamata a stendersi. Ma certo, prima di arrivare all'essere distesi sulla croce, proprio questa croce deve essere abbracciata con amore. E allora lei canta
proprio la bellezza di questo mistero. O nuda croce, o nudo patire, sublime e dolce patire come il Cristo. Ed è proprio il Cristo che affascina costantemente tutta l'esistenza di Giuseppina, per cui la sua vita non è altro che una costante conformazione a Cristo crocifisso. E lei sperimenta, possiamo proprio dire fin da piccola, il mistero del dolore. Un dolore che in alcuni momenti sembra anche incomprensibile, perché non si riesce a comprendere la radice dei tanti mali di Giuseppina, ma tutto questo è segno di quell'amore sponsale di Cristo nei confronti della sua creatura. Perché celebriamo la memoria liturgica di Giuseppina proprio in questo giorno, il 26 giugno? È il giorno in cui si ricorda il miracolo da lei ottenuta per intercessione di San Francesco Saverio. Proprio in quei giorni fu recata a Napoli la reliquia del Santo Braccio di questo grande missionario e fu portata proprio questa reliquia al capezzale di Giuseppina, che già ormai non poteva più muoversi. Fu portata lì, accanto all'inferma, e dopo le preghiere non c'era nessun effetto. Tutti attendevano il miracolo, ma questo miracolo non si avverò. Ma all'improvviso, ecco, Giuseppina sente dentro di sé un qualcosa di misterioso, un vento, una forza particolare che la spinge ad alzarsi, a mettersi in piedi. È quella forza dello Spirito, è quella grazia di Dio che opera attraverso l'intercessione dei santi. E allora ecco che Giuseppina può rimettersi in piedi, può insieme alle sorelle mettersi al servizio di Cristo a beneficio dell'umanità, in modo particolare di quella umanità sofferente che ha tanto bisogno della misericordia e dell'amore di Dio. Certo, il mistero della sofferenza segna profondamente questa creatura, per cui lei diventa anello di congiunzione, come lei stessa si definisce, tra il Cristo e l'umanità sofferente. Si lascia abitare dalla grazia, ed è proprio questa grazia che la trasforma, rendendola sempre di più creatura nuova. La rende come quella creatura capace di dare tutto al suo Dio unicamente per amore. Lei ebbe a scrivere: «Ah, mio Gesù, Gesù dolce e caro, io ti consacro tutti i minuti della mia giornata. Tutto quello che penso, che sento e che opero, io lo so, è un insieme di miserie quello che ti offro. Ma tu che tutto puoi, trasforma tutto in lodi a te, che sei l'amore del mio cuore». Lavora, o mio Gesù, nell'anima mia. Lavora e fa che possa divenire nelle tue mani uno strumento della tua gloria. Io sono debole, ma tu, fortezza mia,
opera in me con forza, non tardare e sana le infermità della mia anima. Questo atteggiamento Giuseppina si rende disponibile alla grazia dello Spirito, perché è lo Spirito che lavora costantemente la creatura per farla risplendere sempre più come capolavoro nelle mani di Dio. E allora ecco l'invocazione allo Spirito. Vieni, divino cesellatore, lavora all'anima mia, rendila docile ai tocchi del tuo amore. Rendimi pronta alle tue ispirazioni, vivificami come mia forza generatrice. Fecondami, o mio Signore, affinché io fiorisca nella santità e fruttifichi per te nell'eroismo dell'amore. Fa che io sia sempre attenta alle tue illustrazioni interne e che raccolga le divine sementi. Vieni, o Spirito Santo, riempimi il cuore di te, ricolmalo di misericordia, di compatimento, di perdono, di dolcezza e di pace. E proprio abitata da questa grazia, ecco che Maria Giuseppina è capace di essere segno di consolazione per tanti che accorrevano lì al monastero dei Ponti Rossi. Una parola per tutti. Ed è in questo che si manifesta anche la straordinarietà del ministero di questa nostra sorella. Ecco, pur essendo una claustrale, è pronta lì a consolare, ad accogliere, essere segno dell'amore misericordioso di Dio. Lei, raggiunta dall'amore crocifisso, non può fare altro che donare questo amore e riversarlo sulle anime. In modo particolare, questo riversare amore sulle anime è per, se così possiamo dire, alcuni prediletti, i sacerdoti che sono sempre nel cuore di questa sorella, per cui ogni istante, ogni momento, l'offerta per coloro che sono chiamati ad essere in prima fila nell'annuncio del Vangelo. E in questo modo si manifesta pienamente la Carmelitana, colei che vive l'ideale di Teresa di Gesù. Ecco, proprio la Santa Madre Teresa, nell'inizio della sua riforma, ha dato proprio questa intenzione particolare, in modo particolare per le monache. Le vostre preghiere, le vostre azioni, i vostri sacrifici sono per coloro che sono chiamati ad essere gli annunciatori del Vangelo. E qui si manifesta tutta la maternità di questa nostra sorella, maternità nei confronti dei sacerdoti, maternità nei confronti di coloro che sono i più deboli, maternità nei confronti di tutti gli uomini. E allora anche noi affidiamoci quest'oggi all'intercessione di questa nostra sorella, ben consapevoli che la sua azione, il suo apostolato, la sua attenzione materna non si è esaurita soltanto negli oggi della storia, ma continua nell'eternità di Dio.